Il gruppo per le autonomie ha fatto presente al Presidente Mattarella che noi ci auguriamo che nasca un nuovo governo, un governo con una forte inclinazione verso l'Europa, con un'attenzione particolare per le minoranze linguistiche e le regioni in provincia a statuto speciale, un governo con una parte significante di moderati al suo interno, e per quello che riguarda me ho anche sottoposto al Presidente la mia preoccupazione che si parla solo di ministri maschi, e io ho detto che secondo me adesso l'Italia in questo momento storico dovrebbe veramente badare di avere una quota rappresentativa di donne nel nuovo governo. Io penso che addirittura PD e 5 Stelle hanno molto di più in comune che la Lega e 5 Stelle, e questo contratto di governo che loro hanno fatto, nel senso io ti do questo e per questo tu mi dai quell'altra cosa, tipo reddito di cittadinanza con al 400, ma anche la politica sulla migrazione, questo è un contratto un po' atipico. Invece un contratto di coalizione dove si guarda quali temi si ha in comune e dove ci sono forse solo alcune precisazioni da fare, questo è una cosa normale, in Germania lo fanno sempre un contratto di coalizione. Perciò io non trovo niente di anomalo, e anzi io dico che non si può andare a votare ogni volta che ci sono dei sondaggi che dicono un'altra cosa o elezioni regionali o comunali dove c'è un altro risultato, perché allora chi dice che dopo un anno non ci sia un altro sondaggio dove dobbiamo di nuovo votare?